13 dicembre, Santa Lucia, la festa della luce. E ieri sera di luce ce n'è stata tanta sul palco del Teatro della Fortuna di Fano con Frida Bollani Magoni, voce e piano. Figlia d'arte, papà Stefano Bollani e sua madre Petra Magoni, Frida ha vissuto sempre immersa tra le sonorità, imparando a suonare il pianoforte all'età di 7 anni, grazie al maestro Paolo Razzuoli che le ha insegnato a studiare gli spartiti in braille. Classe 2004, Frida cavalca da anni palcoscenici nazionali ed internazionali ed ama condividere la sua musica, il suo palco, con altri artisti. E ieri sera ha condiviso il palco del Teatro della Fortuna insieme al suo amico Albertino, cantautore e chitarrista. Alberto, suoniamo insieme oramai da 2 anni, fin dalla prima tournée che ci ha preso nel 2021, ho subito iniziato a chiamarlo ospite in alcuni concerti e abbiamo proprio notato che c'era un feeling dal punto di vista artistico. E quando stai bene con delle persone sul palco e anche in tutto quello che c'è la cornice, no? Intorno al concerto, noi alla fine comunque ci troviamo molto bene anche nei soundcheck. Sì, litighiamo un po' perché lui porta 27.000 chitarre. Però per il resto, insomma, ci troviamo molto bene umanamente e professionalmente, quindi è la cosa più bella, ecco. È veramente magico suonare con Frida, è un periodo bello della mia vita artistica perché ho la possibilità con lei di suonare in posti magnifici e di condividere le emozioni che ci sono dietro le canzoni con una musicista incredibile che per fortuna poi è diventata anche amica, quindi... No, la condivisione anche del tempo al di fuori del palco. Polistrumentista, ama sperimentare strumenti sempre nuovi, ma ha espresso un vero e proprio debole per il flauto dolce. Tra i suoi progetti futuri rientra il sogno di creare una band. Il mio progetto futuro è quello di formarla davvero, la band, con degli altri musicisti, perché comunque è bello saper fare un po' di tutto, ma è bello anche condividere. Il mio progetto è di continuare a suonare con Albert, il mio progetto è di continuare a scrivere insieme, di scrivere, di fare collaborazioni, di fare un disco e di suonare. L'evento è stato organizzato da Il Paese dei Balocchi, l'Associazione Culturale Tra le Note, Fondazione Teatro della Fortuna, in collaborazione con gli assessorati alla cultura e al turismo di Fano, il Centro Diego Fabbri di Forlì e Rotary Club di Fano. Il talento straordinario di Frida richiama il leitmotiv del Paese dei Balocchi, che quest'anno ha puntato la sua mission proprio sul talento. Quest'anno il tema del Paese dei Balocchi era il talento. E oggi, dopo un lungo peregrinare, l'abbiamo trovato qui sul palco, Frida Bollani Magoni, veramente grande talento. È stata una bellissima serata e siamo molto contenti di aver portato e aver regalato a Fano questa artista. In Bethlehem and Jewry, this blessed babe was born, and laid within a manger upon this blessed morn, for which his mother Mary did nothing. Taking scorn, oh tidings of comfort and joy, comfort and joy, oh tidings of comfort and joy.